Mister De Angelis, un primo tempo ad alta velocità, soprattutto la parte centrale, avete battuto il ferro finché era caldo, poi nel secondo tempo che cosa non è andato? Allora, sì, ti confermo, un ottimo primo tempo, non è solo la parte centrale è anche il frutto dell'atteggiamento sin dai primi minuti, noi abbiamo immediatamente alzato il ritmo della partita, loro hanno retto fino a un certo punto, appunto fin intorno al 12esimo-15esimo del primo tempo, dopodiché il lavoro fatto in precedenza li ha un po' sfiancati e abbiamo fatto breccia, abbiamo preso il largo fino al 6-1 parziale del primo tempo. Secondo tempo è fisiologico, guarda, mi è successo un miliardo di volte anche con altre squadre, qui oltretutto sto cercando di battermi per migliorare proprio il processo mentale con cui approccia la squadra alla partita. E nel secondo tempo, quando vinci largo, comodo e meritato, soprattutto insomma con 5 gol di vantaggio, è difficile riuscire a mantenere lo stesso ritmo e la stessa intensità. Tocchi una nota dolente, perché dal primo al secondo tempo non avevo detto altro che questo: non alziamo il piede dall'acceleratore, dimostriamo noi stessi che possiamo farlo per 60 minuti, tutte parole vane, perché poi nel secondo tempo ha detto altro. Poi magari anche qualche episodio in parte compromette il lavoro, un rigore dubbio, un gol preso su un'espulsione dove stavo io discutendo con il mio stesso giocatore, quindi neanche per situazioni di gioco, e magari ti ritrovi sul 6-3 e cominci a pensare di giocare meno sul velluto e quindi nasce un secondo tempo decisamente diverso. Peccato, perché insomma con i presupposti del primo tempo il secondo tempo andava giocato, come hai ragione anche tu, come dici anche tu, in maniera diversa. Comunque 4 vittorie su 5 partite è un'Aprilia che insomma sta crescendo. Sì, però ripeto che il grosso del mio lavoro purtroppo ancora deve uscire fuori, nel senso che l'ho già detto in un'intervista precedente, cambiare mentalità, una squadra abituata a giocare in una categoria inferiore comunque da protagonista, però ha ritmi e intensità di gioco diversi, molto diversi. La categoria ha bisogno di altro, questa categoria, rispetto alla Serie D. Infatti quando riusciamo a alzare il tempo di gioco facciamo ottimi primi tempi come oggi, facciamo belle partite, belle vittorie come la prima contro la Forte Colleferro, nel secondo tempo addirittura della settimana scorsa, pur perdendo male una partita 8-4, il secondo tempo riuscendo a spingere 10 minuti neanche tanto sull'acceleratore, rimontiamo da 4-1 a 4-3 e 5-4 in trasferta. Ecco perché non riesco a dare un volto per tutto l'arco della partita ancora, ecco perché so che il mio lavoro ancora deve dare i suoi frutti. Ci stiamo avvicinando, approcciamo, però dobbiamo farlo meglio e con più continuità, poi i risultati saranno una conseguenza. Ovvio, sono contento, 5 partite e 12 punti, se me l'avessero detto all'inizio di stagione avrei firmato qualunque contratto, insomma. Per cui vabbè, ci stiamo proponendo bene, stiamo lavorando anche bene, oggettivamente ragazzi durante la settimana non si risparmiano, insomma facciamo 2 ore e le facciamo tutte spinte al massimo, insomma, gli allenamenti. Gianluca Masullo, primo tempo quasi da manuale, poi nel secondo tempo forse vi siete rilassati un po' troppo. Eh sì, in effetti nel secondo tempo ci siamo troppo rilassati, abbiamo rischiato anche tanto, sono arrivati sul 6-4 se non vado errato. Fortunatamente tiro libero, abbiamo fatto gol, abbiamo rimesso la partita sul 7-4 e lì diciamo mentalmente ci siamo rilassati ma anche concentrati per finire la partita in modo giusto. Aprilia che comunque ha conquistato 12 punti in 5 partite, ci avresti messo la firma d'inizio campionato? Sì, sì, ho messo sicuramente la firma, firma e controfirma. Abbiamo iniziato bene, peccato per sabato scorso che abbiamo toppato, ma va bene, stiamo lavorando bene. Si è visto nel primo tempo, aggressivi, subito aggressivi sulla portata del pallone e siamo andati in vantaggio, se non vado errato, sul 5-1, 6-1 il primo tempo. Quindi va bene così, lavoriamo su questa onda e andiamo avanti, sperando di fare un buon campionato. Antonio Picano, non avete mollato nonostante un primo tempo dello United ad alta velocità, non avete mai mollato e avete quasi sfiorato, insomma, nel pari. Sì, ci siamo un po' guardati dentro gli occhi, dentro gli spogliatoi e abbiamo deciso, insomma, di fare qualcosa di più perché non abbiamo fatto veramente nulla. Diciamo che questa è una squadra totalmente nuova, quindi stiamo cercando di amalgamarla in qualche modo e vediamo un po', forse fra qualche tempo ci avremo qualche risultato migliore, speriamo. Quindi quel primo tempo è un po' figlio di questa squadra nuova che ancora deve conoscersi, ma vi portate dietro comunque quel secondo tempo? Assolutamente sì, dobbiamo per forza ripartire da sto secondo tempo. Mo lavoriamo bene, durante la settimana ci stiamo impegnando alla grande e
vediamo un attimo di entrare in campo un po' più tosti, tosti. Per chiudere, qual è l'obiettivo, se si può già tracciare, di quest'Airone? Assolutamente la salvezza, per noi assolutamente la salvezza, perché noi siamo una squadra che è salita quest'anno dalla C, dalla D, e ci dobbiamo solo salvare quest'anno. La squadra è giovanissima, ripeto, nuova, e niente, tutto qua. Ci dobbiamo salvare assolutamente e ci salveremo.